Salve a tutti ragazzi, qui è Chunky parla e benvenuti in questo nuovissimo video. Ok, come potete vedere, quest'oggi sono davanti ad un pacco enormissimo che mi è arrivato adesso dalla... Vabbè, lo apro, perché questa è la confezione esterna di cui non ce ne frega assolutamente niente. Mi è arrivato da Poké Shiny, penso proprio, sì, perché mi doveva arrivare un suo pacco e poi i pacchi di questa grandezza sono solo quelli suoi. Quindi andiamo ad aprire. Non so a quanto siamo arrivati con i pacchi che mi ha mandato, boh. Ah, guardate, c'era la cosa che si tirava. Ma io intanto perché sono scemo, aspettate. No, perché questo è il mio appoggino per il telefono. No, ho messo lo zoom. Sì, più o meno così. Ci metto pure questo che si sta fermo. Bravo. Ma bravo. Ok, sono sprovvisto di forbici, quindi sarà un'impresa, mi sa. Ma si apriva di qui? Ma forse si apriva qui. Ok, non so quante parti farò perché ovviamente non lo posso aprire in una sola parte. Ok, al momento non vedete niente, ma sto prendendo il pacco che è molto ma molto pesante. Ah, ok, comunque come potete vedere c'è luce naturale e non artificiale. Questo perché ovviamente c'è un po' di luce oggi, c'è un po' di luce. Cioè, diciamo che la luce è buona per fare il video, no? Allora, di qua c'è il suo indirizzo, di qua c'è il mio. Va bene, questo è il pacco, è veramente abbastanza gigante. E c'è altro scotch, quindi andiamo. Ah, non ho niente per fare un qualche pirtuso. Ho una penna. Yeah, arma di distruzione di massa. Ah, c'è un altro pacco. Ma lol. Che lo vedo bello abbondante questo pacco. Con altro scotch ovviamente. Mitico. Ah, comunque ragazzi, mi scuso ma al momento non sto portando tante aperture Pokémon. Per il semplice fatto che vi avevo detto una volta. Però ad esempio con Roaring Skies penso che prenderò l'Elite Trainer Box. E poi magari vedo qualche altra bustina sfusa. Però sempre contenendomi. Inoltre ho visto che siamo arrivati a 9.000 iscritti. Probabilmente caricherò il room tour che volevate in molti. Room tour, ovvero quello della mia cameretta, sì. Non capisco perché lo volevate, boh. Sembra che ho ammazzato qualcuno. Ma non ho ammazzato nessuno. vabbè, sì. Non so se lo caricherò prima oppure dopo. Vabbè, in caso. Sì, anche perché poi questo devo ben vedere perché, insomma, sarà un casino. Perché ho soltanto 14 minuti, siamo già a 3. Ok, altro scotch. Perché non ho mai le forbici a portata di mano? Cioè, accendiamo. Oh, incredibile, scrive di nuovo sta penna. Cioè, io l'avevo levata perché non scriveva più e adesso scrive di nuovo. I miracoli. Questi sono i miracoli. Tanto perché era. Mi piaceva troppo sta penna. Devo distruggere il pacco, mi sa. Vabbè. Lo distruggiamo. No problem. Che devo soltanto levare di qua. Ho paura di fare saltare tutti i mali. Oh, ok. Oh, allora c'è un bel po' di roba. Intanto vedo una cosa con Jigglypuff. Oh mio Dio. Allora. Oh, la busta di presentazione di Colpi Furiosi. Oh my god. Ok, vabbè, usciamo tutto come al solito. What? But what? Ovviamente sempre tanti, ma tanti. Come si chiamano? Supporter, comunque trainer. Oh, lol. Che ci sono le carte mucho mucho sexy. No, vabbè. Che cosa ho visto? Guardate. No, ma che bello. Ah, me l'ha mandato come l'altra volta con. Guardate che spettacolo. Questi sono i deck che escono soltanto in Giappone. Qua c'è abbiamo sto deck con Jigglypuff, che sinceramente non so che cosa sia. Boh. Vabbè. Poi tante ma tante carte. Ok, stavolta ho più spazio perché diciamo che mi si è allargata la scrivania, diciamo. Non mi si è allargata nel vero senso della parola, però. Ecco, lo spazio a disposizione mi si è ampiamente allargato.
Ok, qua vedo cose abbastanza belle come supporter di Primal Clash, che con le supporter stavolta andrò abbastanza veloce, perché altrimenti non finisce più il video. Penso di fare almeno 10 minuti di video per parte, quindi mi sembra abbastanza ok. Altri trainer. Ancora. Ah no, c'è uno Slowpoke. Qua ci sono altre cose belle, penso. E poi qua ci abbiamo altre cose. Ok, allora, qua abbiamo finito. Ui. Benissimo, che poi sono intelligente. Vabbè. Qua ci abbiamo un po' di cose come, vabbè, questa. L'altra busta di presentazione. Oh, queste sono di ex leggende. Bella. Mega Metagross, cosa dico? Expedition, Team Magma vs Team Hydro. Oh, questa mi mancava. Oh, attenzione. Aspettate che... Ok, questa la metto di qua. Ok, stacco un attimo e così mi riorganizzo, aspettate. Ok, benissimo, abbiamo 4 minuti di video ancora per questa parte, quindi... Vabbè, queste le levo perché... No, queste non si aprono. Voglio capire cos'è sto coso. Ok, perché c'è Jigglypuff. Però non capisco. Cioè... non mi... cioè, ho già visto una cosa del genere, ma... Wow, che figata. Ok, allora, è una Pokéball. Cioè, non so se vedete. Adesso mi vedo io, quindi... Vabbè, sì, dai, che ce ne frego. Allora, qua ci sono pure io. Lol. Ma è qualcosa di spettacolare. E forse è pure sigillata. Non riesco a capire. Sì, è probabile. Andiamo a vedere cosa c'è in questa Pokéball gigante. Andiamo. Probabilmente ci sarà quello che c'è nella scatola. Non lo so. Perché non ho capito se era sigillato oppure no. Boh. No, non penso che sia sigillato. Boh, non lo so. Non ne ho idea di cosa mi ha mandato. Ok, adesso mi c'è Jigglypuff. Wow, Sua Maestà Jigglypuff. Wow, non sta dritto. Un poco di problemi di equilibrio, mi sa. Oh, puff, a bocca. A bocca, vabbè. Non so come si traduca a bocca. What the... Allora, andiamo a vedere. Non si legge. Ehi. The Pokémon Special Edition. Oh, the idol standards for Nintendo America. Wow. Qua c'è tipo un certificato della Nintendo. Oh. Cioè, avevo già visto cose del genere, ma... Wow. È tutta ora. Adesso me la vado a vendere dall'orefice. Ci sono io. La mia lingua. Wow, che figo, ballo un po'. Sarebbe tipo una card però con Jigglypuff. Ok, ma che figata sta cosa. Allora, non so come si monta poi, se si monta. Però vabbè. Però la chiudiamo. Poi ci ripassiamo. Boh, molto carina, veramente. Anche perché non ne avevo nemmeno una. Poi Jigglypuff, che non riesco nemmeno più a fare. Ah, ok, era così. C più o meno. Meno più. Ok, non riesco più a... Oh, ok, si è chiuso. Questo però lo metto qua. La Pokéball la chiudo se ci riesco. Ok, ce l'ho fatto, sì. Si è riaperta, si è presa sola, è posseduta. Adesso via a terra. Ok, praticamente abbiamo il tempo per non fare niente. Quindi vabbè, vi rimando direttamente alla prossima parte. Ciao.